Subito Pandev, attenzione, pallone in mezzo, c'è una deviazione, il pallone termina in rete, incredibile, autogol, il Genoa in vantaggio dopo 20 secondi, clamoroso Marassi, autogol, il Genoa in vantaggio su azione travolgente di Goran Pandev dal settore di sinistra, la palla è terminata in rete, c'è stata una deviazione all'interno dell'area di rigore della Juventus e Buffon è battuto e dopo 20 secondi, davvero incredibile, il Genoa si è portato in vantaggio con questa azione travolgente di Goran Pandev che è andato via sul settore di destra con i suoi dribbling, con il suo gioco di gambe e ha messo in mezzo un pallone interessante, era indirizzato a Galabinov, l'attaccante bulgaro, ma c'è stata una deviazione di Pjanic, se non andiamo errati, o meglio una doppia deviazione prima di Chiellini e credo di Miralem Pjanic, purtroppo non abbiamo il monitor. Così andiamo a sensazione e la nostra sensazione è che la deviazione fosse finale quella di Pjanic. Fatto sta che il Genoa dopo 20 secondi di gioco è passato in vantaggio, Genoa 1, Juventus 0. Genova. La Juve, angolo per la Juve, il primo della partita, Juve che ha risposto immediatamente, mischia all'interno dell'area di rigore, Perin sicuro e Perin è stato letteralmente immenso. Qualche istante fa c'è stato un calcio di punizione dalla destra, battuto dalla Juventus, battuto esattamente da Pjanic, c'è stata una deviazione, un tentativo di autogol anche da parte del Genoa, perché c'è stato un colpo di testa di Gentiletti, il pallone stava per insaccarsi nell'angolino basso alla destra di Perin che è stato strepitoso nel distendersi e nel deviare in calcio d'angolo. La Juventus dunque ha subito risposto dopo il gol sorprendente, dopo appena 20 secondi, e vi confermiamo che è autogol di Pjanic, quindi Genoa in vantaggio per 1-0, Genoa che manovra con Tarap, davvero un inizio spumeggiante qui a Marassi, attacca il Genoa sul settore di destra con Lazovic, pallone all'indietro, ancora a Genoa, sempre con Lazovic, arriva dalle retrovie Biraschi, sistema il pallone a terra, c'è una deviazione, Tarap incursione all'interno dell'area di rigore per Galabinov che cade a terra all'interno dell'area di rigore, vorrebbero il penalty i giocatori del Genoa, vorrebbero l'intervento del VAR, ha fatto chiaro cenno Goran Pandev e allora l'arbitro aspetta la segnalazione e quanto deciderà il VAR, e ricordiamo che la Juventus già è passata alla storia nel corso della prima giornata con il primo rigore assegnato dal VAR al Cagliari, peraltro parato da Buffon a Farias, vediamo un po', non si gioca, l'arbitro ha detto di aspettare, si sta consultando in particolare con Fabbri che l'ha detto principale all'utilizzo del VAR, l'altro assistente al VAR è La Penna, fatto sta che il direttore di gara, vediamo un po', sta prendendo la decisione, si allontana, dovrebbe far riprendere il gioco, vediamo un po', va al VAR, va al VAR, attenzione, va al VAR e quindi il gioco è fermo. Il gioco è fermo perché Banti va a consultare il VAR per questo contatto all'interno dell'area di rigore su Galabinov. Torna in campo il direttore di gara, fa il segno del VAR e c'è calcio di rigore. Calcio di rigore per il Genoa, ancora una volta assegnato dal VAR, esattamente come una settimana fa la Juventus subisce un rigore. E c'è anche il fallo di Lichtsteiner che ha messo giù Galabinov, quindi rigore per il Genoa, incredibile inizio a Marassi, 7 minuti di gioco, incredibile inizio a Marassi, Galabinov è già sul dischetto con il pallone in mano pronto a battere il rigore, Buffon prende posizione e chiaramente i giocatori della Juventus, i tifosi bianconeri si aspettano un altro miracolo dal portiere della nazionale, clamoroso inizio qui a Marassi, Galabinov contro Gigi Buffon, altro rigore assegnato contro la Juve dal VAR, Galabinov prende una rincorsa dai 16 metri, anche qualcosa meno all'interno dell'area di rigore, parte Galabinov, tiro, rete, 2-0 Genoa, pallone al centro, spiazzato Buffon che sarà buttato a sinistra, siamo al settimo minuto, incredibile Marassi, Genoa 2, Juventus 0, ancora Pjanic, pallone per Higuain, c'è l'inserimento di Pjanic, riceve palla, Pjanic in mezzo, Dybala, rete, 2-1, Paolo Dybala, sempre lui, 2-1, rimette immediatamente in corsa la Juventus con il piatto destro, Paolo Dybala esattamente al 14° minuto, è il secondo gol in campionato per l'ex giocatore del Palermo,
Genoa 2, Juventus 1. Mamma mia, quante emozioni a Marassi, e siamo solo al 14°. Dunque la Juventus ha rimesso in piedi la partita, 2-1 per il Genoa. Splendida davvero l'azione che ha generato il gol di Dybala, un'azione cominciata da Pjanic, proseguita da Higuain, che ha servito nuovamente Pjanic, ha messo in mezzo il pallone Pjanic per Dybala, che di destro, e non è il suo piede, ma Paolo Dybala è assolutamente un fuoriclasse, ha battuto Perin. Dybala e Pjanic sul punto di battuta, quella è una posizione migliore per Pjanic, che viene tra l'altro ammonito perché ha spostato il pallone, voleva battere la posizione da posizione evidentemente irregolare, giudicata irregolare, qui molto 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 e molto fiscale il direttore di gara Banti, pallone che è stato spostato di mezzo metro e forse pure troppo, e quindi calcio di punizione, un cartellino giallo a nostro avviso esagerato quello nei confronti di Pjanic. La Juventus ora sta schiacciando il Genoa nella propria metà campo, ancora Dybala pochi secondi fa provato dalla distanza centrale, ha bloccato Perin. Genoa ora che è un po' in difficoltà sul pressing altissimo da parte della formazione di Massimiliano Allegri. Vediamo l'Axalt, pallone lungo per Tarap, di petto il marocchino all'indietro, serve Pjanic, c'è Dybala. Dybala autore di un numero da fuori classe vero qualche istante fa in azione difensiva. 29°, Genoa 2 Juventus 1, Juve vicina al gol del pareggio pochi secondi fa, un'azione molto bella nata da una offensiva da parte di Chiellini e poi gli stessi interpreti che hanno generato il gol che ha riportato in partita la Juventus, ovvero Pjanic, Dybala, Pjanic, che ha servito Higuain. L'argentino però ha schiacciato troppo la conclusione nel cuore dell'area di rigore genoana, pallone che si è perso alla destra di Perin sul fondo. Dunque Juve pericolosa e vicina al gol del pareggio, attacca la Juventus con Alex Sandro, linea di fondo, parte il cross, l'Axalt mette fuori di testa Galabino, va ancora in anticipo su Rugani, contropiede Genoa, parte Pandev, si invola Pandev, lo asseconda Galabinov, 2 contro 2, rientra la difesa della Juve, Galabinov, questa volta c'è l'intervento provvidenziale su Galabinov, non di Rugani ma di Lichtsteiner. Rugani per Lichtsteiner in verticale per Higuain, che va incontro al pallone, lo difende bene con il corpo, l'incursione di Dybala, Dybala, Dybala per il miracolo, Mandzukic, c'è Perin ancora, ma Dybala ragazzi stava veramente per compiere una prodezza, un tocco di biliardo da parte di Paolo Dybala lanciato da Higuain, ma davvero super Mattia Perin che si è disteso ed ha tolto dall'angolino basso il pallone che si stava per insaccare e poi è andato con un falco sui piedi di Mandzukic, che da posizione defilata ha cercato la ribattuta verso la porta ma ha trovato ancora l'ottimo Perin, e dunque Juventus ha sfiorato il gol del 2-2, ma grande, grandissimo Mattia Perin. Quadrado per Higuain, Higuain bene per Khedira, Khedira lancia Quadrado, si invola, ricorso da Veloso, occhio a Mazzo che c'è in mezzo e c'è il tentativo di Biraschi che stava per combinare un pasticcio, aveva sì anticipato Mazzo che ma stava per beffare Perin e poi il pallone termina oltre il fondo, e ancora il direttore di gara sta aspettando, perché probabilmente sta aspettando ancora l'intervento del VAR evidentemente, perché altrimenti non sappiamo i motivi di questo stop, probabilmente per l'intervento poco fa di Biraschi forse, perché la Juventus ha reclamato non in maniera veemente, dobbiamo dire, forse l'intervento con un braccio da parte del difensore genoano, e infatti l'arbitro sta a contatto ancora con Fabbri, che l'ha detto al VAR, e non si gioca ancora, non si gioca, calcio d'angolo dunque, dovrebbe essere calcio d'angolo in attesa delle decisioni del VAR, c'è sempre molta molta attesa, molta suspense, vediamo un po' VAR, eccolo là, VAR, attenzione, aspettiamo un attimo anche qui perché potrebbero esserci altri provvedimenti, vediamo un po', potrebbe esserci un'altra decisione importante da parte dell'arbitro che va, esce dal terreno di gioco, va davanti al monitor a seguire quanto accaduto nell'azione di poco fa, un presunto, immaginiamo, intervento con un braccio da parte di Biraschi, ma aspettiamo prima la decisione del direttore di gara, sarà angolo o rigore per la Juve, questo è il motivo di grande attesa, vediamo un po' che cosa decide il direttore di gara, VAR, fa il segno del VAR, direttore di gara, calcio di rigore. Calcio di rigore per la Juventus.
Calcio di rigore per la Juventus e dunque c'è stato un braccio, un fallo di mano all'interno dell'area di rigore del Genoa e c'è il cartellino giallo nei confronti di Lazovic. Cartellino giallo nei confronti di Lazovic e quindi l'arbitro ha sancito l'intervento irregolare da parte del giocatore del Genoa. Siamo al 48esimo minuto e Paolo Dybala è lì sul dischetto. Altro rigore assegnato dal VAR, è un destino evidentemente per la Juventus, questa volta però a favore. Rigore, vediamo Dybala contro Perin. Parte la rincorsa dell'argentino che deve però sistemare meglio il pallone sul dischetto. Dybala contro Perin. 48 minuti di gioco, parte Dybala con il sinistro, rete, 2-2 sotto l'incrocio dei pali, sempre lui, solo lui, Paolo Dybala ha rimesso in piedi la Juventus al 49esimo del primo tempo, cambia nuovamente il parziale, Genoa 2, Juventus 2 per questo rigore assegnato ancora una volta dal VAR per intervento con un braccio da parte di Lazovic. E visto in un secondo tempo evidentemente dal direttore di gara, dopo aver visionato la moviola in campo, è stata richiamata la sua attenzione da Fabbri che assiste al VAR e dunque ha segnato il calcio di rigore alla Juventus. 2-2, doppietta di Paolo Dybala che arriva a quota 3 nella classifica dei marcatori. Pallone di Dybala dentro per Higuain, il destro, palla fuori di un soffio, Higuain in diagonale ha sfiorato il gol del vantaggio. Matuidi, sponda di Pjanic, ancora Matuidi, viene subito cercato dai compagni di squadra, Matuidi che ora svista sulla sinistra per Alex Sandro sotto la nostra postazione. Mandzukic, ancora Mandzukic, dà respiro alla manovra bianconera. Rugani per Cuadrado, da questi a Pjanic, Mandzukic, occhio allo scatto di Cuadrado, l'ha visto Cuadrado, colpetto, Cuadrado, area di rigore, Cuadrado, rete, strepitoso Cuadrado, aveva combinato poco fino a 10 secondi fa, si è inventato letteralmente questo strepitoso gol, dribbling sull'Axalt, sinistro sul secondo palo, niente da fare per Perin al 17esimo della ripresa, la Juventus si porta in vantaggio e ribalta il risultato, era 0-2 ed ora è 3-2 con il gol di Cuadrado, 17 sul cronometro nel corso del secondo tempo, Genoa 2, Juventus 3, poi gioco di gambe di Laxalt, numero di Laxalt, sinistro e pallone radente che esce di un soffio alla sinistra di Buffon che se la prende e non poco con i suoi giocatori che hanno consentito all'Axalt di provare la battuta indisturbato da fuori area. Ancora Paladino, corto per Bertolacci, sta arrivando da dietro Cuadrado, se ne è accorto in tempo l'ex Milan, non si è accorto della presenza ingombrante di Matuidi, c'è Dybala, ancora Matuidi, vertice destro dell'area di rigore, dentro per Dybala, Rossettini su di lui, ancora Dybala, gioca con il suo mancino, il velo di Higuain, Pjanic vuole dare spettacolo alla Juventus, Pjanic fuori di controbalzo, Miralem Pjanic, c'è stata una deviazione, vediamo Centurion, parte il cross, Chiellini di testa ad allontanare il controllo col petto di Bertolacci, Bertolacci cerca dell'incursione, Paladino il sinistro, Buffon la respinta, Rugani spazza in fallo laterale, qui la Juventus ha rischiato, Laxalt in mezzo, pallone in mezzo, Buffon sicuro all'interno della propria area di porta e subito gioca Buffon il pallone per Betancourt, scatto di Mandzukic che supera di gran carriera la linea di metà campo, ha ancora forza e energia da vendere Mario Mandzukic, Higuain, pericolo per il Genoa, Higuain largo Dybala, viene servito Dybala, siamo all'interno dell'area di rigore con il sinistro Dybala e sono 4 e per la Juve 3 per Paolo Dybala che si porta il pallone a casa, 4-2, si chiude qui il match di Marassi, tripletta per Paolo Dybala che viene applaudito anche dai tifosi del Genoa. Grande sportività da parte dei tifosi rossoblù, d'altronde parliamo di un campione. Paolo Dybala, tripletta per lui, Genoa 2, Juventus 4, siamo al 47esimo della ripresa, azione argentina con Higuain che ha servito Dybala con il mancino, pallone raso terra che si è insaccato alla sinistra di Perin, 4-2 Juve, Juventus che dunque resta a punteggio pieno dopo due partite, 7 gol in due gare, beh insomma niente male per la formazione Massimiliano Allegri che ha messo a gettare
portato in campo tanto carattere. Era sotto 2-0 dopo 7 minuti, sembrava dover rivivere il fantasma, il patema di un anno fa, dello scorso novembre contro il Genoa, quando era sotto 3-0 dopo 27 minuti, e invece, come detto, ha avuto tantissimo carattere, non è crollata dopo i due gol subiti nei primi 7 minuti, e con la classe di Paolo Dybala ha portato a casa questa preziosa vittoria che chiude per i bianconeri questo primo ciclo della stagione dopo il ritiro precampionato, le prime partite. C'è la sosta ora e poi ci si rituffa nel magico mondo della Champions League con la Juve, che ci riproverà ancora una volta ad arrivare fino in fondo. Termina qui la partita di Marassi con la Juventus, che ha battuto il Genoa per 4-2.